Il 1° giugno saremo in piazza perché questo è il governo di Fratelli d'Italia, ma in realtà è il governo di pochi Fratelli d'Italia. È il governo di Messina, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, che nel 2023 ha intascato 7,7 miliardi di profitti. Nessuno è stato redistribuito alla povera gente. Gli altri fratelli, quelli che hanno bisogno di avere soldi, di mettere soldi in tasca perché non riescono ad arrivare alla fine del mese, non hanno nulla. Gli extra profitti dovevano essere tassati e non sono stati tassati. È il governo di un altro fratello, Salini, uno dei più grandi costruttori di questo paese, a cui stiamo per regalare miliardi di euro per la costruzione del ponte, soldi che non vengono invece utilizzati contro il dissesto idrogeologico e per le opere di cui questo paese ha davvero bisogno, ad esempio trasporti pubblici puliti nelle nostre città. Questo è il governo che da una parte sparge il razzismo contro i lavoratori e le lavoratrici migranti, contro i rifugiati, dall'altra ha fratelli in tutto il mondo, ha fratelli criminali e genocidi come Netanyahu, perché il nostro governo è il governo complice del genocidio di Netanyahu, è il governo che ha sulle mani il sangue del popolo palestinese. Noi il 1° giugno denunceremo ancora di più il fatto che l'Italia continua a fornire armi a Israele, continua a fornirle malgrado Crosetto a metà ottobre abbia detto che dal 7 ottobre saranno interrotte le forniture di armi e malgrado le rassicurazioni italiane. L'Italia ha le mani sporche di sangue, il governo Meloni è complice del genocidio e noi non siamo complici. È il governo del ministro Salvini che attacca i diritti, il diritto allo sciopero, il diritto al dissenso, ed è un attacco che unisce nella repressione i lavoratori e le lavoratrici del trasporto pubblico, cui ogni mese viene precettato uno sciopero. L'ultimo la settimana scorsa dei lavoratori USB, SGB e CUB che non hanno potuto scioperare perché andava prima il diritto dei cittadini a vedersi il Gran Premio di Imola, e ieri ha minacciato misure repressive contro i manifestanti solidali con la Palestina che hanno occupato i binari a Bologna sospendendo il traffico ferroviario per un'ora. Ecco, la manifestazione del 1° giugno è la manifestazione di chi vuole tenere aperti in questo paese gli spazi democratici, gli spazi del dissenso, di chi pensa che il dissenso sia sale della democrazia. È anche la manifestazione di chi vuole che la RAI, che è qui alle nostre spalle, sia servizio pubblico e non sia nelle mani di pochi, nelle mani del governo Meloni o nelle mani delle opposizioni che semplicemente vogliono spartirsi il servizio pubblico. Abbiamo bisogno di un servizio pubblico che faccia gli interessi dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, dei migranti, di chi porta avanti il paese, di chi produce la ricchezza. Il 1° giugno è per ultimo la giornata di chi ritiene che questo governo lo si può buttare giù soltanto con la mobilitazione popolare. Non sarà la finta opposizione parlamentare a smuovere il governo Meloni, l'unico attore che può smuoverlo è la mobilitazione popolare, è il popolo organizzato che scende in piazza, che si prende i suoi spazi e che lotta per la trasformazione sociale, politica ed economica in questo paese.